Ciao ragazze, benvenuto nel nostro secondo canale di cucina. Oggi prepariamo a grande richiesta, ce l'avete richiesto veramente tantissimo, la crostata all'arancia light. Una crostata all'arancia che fa mia madre, veramente buonissima, l'avete vista nel mio blog e quindi ora la rifacciamo insieme. Questa è un'idea buona perché potete utilizzare questa pasta frolla di questa crostata per qualsiasi tipo di crostata, quindi potete farla con la marmellata, col cioccolato, però questa all'arancia è buona perché è invernale, non so, pure non troppo dolce, un po' aspro, quindi ci piace. Iniziamo, andiamo a vedere mia madre che la cuoca. Yeah! Ho messo farina manitoba più farina di flauta integrale, però si può mettere anche la farina integrale con farina di avena oppure solamente tutta la farina, qualsiasi tipo di farina insomma. Sì, noi facciamo non solamente questa. Sì, però non solamente solo farina integrale perché è troppo pesante per essere un dolce. Ci vuole sempre una farina in aggiunta quando si fa la farina integrale. Ok, va bene. Se invece metti farina, si può fare pure solo tutto manitoba. La farina in manitoba un po' di più, quindi ho messo 200 g di farina in manitoba e 50 g di farina alternativa. Ok, poi le dosi della ricetta compariranno nella schermata, va bene. Vabbè, okay. Poi ci metto l'olio. Questo che olio è? Questo è l'olio di girasole biologico. Ok. E poi ci metto le uova. Perfetto. Un uovo solamente per la pasta frolla e ci metto un po' di latte di riso se dovesse essere troppo duro l'impasto. Perfetto, ok. Guardate, questa è la ricetta originale di mia madre. Di anni e anni fa. Questa è la ricetta originale che c'è il burro, lo zucchero. Noi abbiamo fatto invece una versione light. Tutti gli ingredienti dell'impasto nella impastatrice, noi non la facciamo a mano. Comunque gli stessi ingredienti messi, fatti a mano, potete farle comunque utilizzando un frullino, un frullatore. Ora noi facciamo con l'impastatrice, quindi abbiamo un trucco, un segreto. Ok, impastiamo. Ecco l'impasto uscito dalla nostra impastatrice. Poi si mette in un canovaccio con un po' di farina e deve stare in frigo per una mezz'oretta. Ecco qui le arance, le abbiamo tagliate a pezzettoni per fare una specie di composta di arance che andremo a farcire poi la crostata. Per dolcificare utilizziamo o succo d'uva o succo di frutta, quello che volete. Dopo mezz'ora ecco come si presenta il composto di arancia, è diventata una vera e propria marmellata. Alle uova aggiungiamo lo yogurt e poi la marmellata d'arancia. Così avremo una composta da utilizzare per guarnire la crostata. Ok, frullino, vai! Mettiamo ora nel composto la marmellata di arancia. Quindi ci sta la marmellata di arancia, lo yogurt e le uova. Mischiamo ed è fatta la crema all'arancia. Abbiamo steso la pasta con un martello e ora facciamo la forma della crostata. Ecco, abbiamo messo la pasta nella teglia, ora la bucherelliamo perché non lo so perché. Perché così non so. Ora mettiamo la marmellata, dai. Cioè, sta specie di marmellata. La composta d'arancia. Wow, io l'ho assaggiata ed è veramente buonissima, ragazze. Una versione light della pasta frolla e della crostata, senza burro, senza latte, senza zucchero, senza niente, però è buonissima. No, un po' di zucchero c'è, oppure se vogliono mettere il dolcificante, però zucchero di canna integrale solamente nella pasta. Nel ripieno ci sta il succo di frutta per dolcificare. Perfetto. Pronta per infornare la nostra crostata all'arancia. Noi la facciamo stare 40 minuti nel forno a 180 gradi. Ecco qui la torta appena sfornata, buonissima. Ecco qui la crostata light all'arancia, buonissima ragazze. Abbiamo guarnito anche con pezzi d'arancia, guardate com'è bella, buonissima ragazze. Se vi è piaciuto il video metteteci un like. Crostata light. Ciao.